molto soddisfatto. È un intervento che, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà nelle case di milioni di italiani in maniera positiva, risolutiva, taglia i tempi della burocrazia. C'è, ad esempio, passiamo, e questo è culturalmente una rivoluzione liberale, passiamo per la pubblica amministrazione dal silenzio rigetto al silenzio assenso, che penso sia al passo con la modernità. Quindi oggi incredibilmente c'era l'ipotesi, anzi la fattualità, che in caso di mancata risposta il permesso era negato. Adesso cambia completamente l'impostazione: se la pubblica amministrazione non risponde, vuol dire che il cittadino può fare quello che ha chiesto di fare. Ci sono interventi sulle piccole irregolarità che riguardano la vita di tutti i giorni: vetrate, tende, verande, soppalchi, gradini, grondaie, finestre, pareti e porte interne, tutto quello che c'è all'interno delle abitazioni. Quindi non è un condono sull'esterno, la villa abusiva con piscina e 3 piani costruiti in più senza autorizzazione. La maggioranza delle case degli italiani ha questo problema decennale di una suddivisione dei locali interna diverso rispetto alla piantina originale, che non comporta un carico diverso e che ha decreto pubblicato, spero da lunedì, il conto che faccia andare tantissima gente in comune a pagare quello che deve. I comuni liberano i propri uffici tecnici comunali da alcuni milioni di pratiche, sono stipate in 4 milioni le pratiche sulla difformità di 3 cm della finestra rispetto alla luce originaria. Comune incassa, il cittadino paga, rientra in pieno possesso del suo bene, può vendere, può comprare, può rogitare, può mutuare. Ovviamente ci sono tolleranze costruttive fra il 2 e il 5% in base alla superficie, c'è il superamento della doppia conformità richiesto a gran voce da tutti i professionisti, c'è il silenzio assenso, ve lo dicevo, c'è una semplificazione anche del cambio di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, ovviamente nel rispetto delle normative di settore e delle condizioni comunali. È opera di semplificazione, sburocratizzazione e liberazione di denari, immobili ed energie. Conto che possa anche, con questa quantità di immobili regolarizzati che possono tornare sul mercato, possano avere anche un riscontro positivo in termini di diminuzione del costo del mattone.